Nascerà nel 2023 Toscana Strade, la società della regione che gestirà in autonomia la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e che in futuro potrebbe controllare anche altre arterie toscane. La priorità è il collegamento che da anni vive dissesti e cantieri. Toscana Strade si occuperà della manutenzione e di programmare nuovi investimenti. In alcuni tratti sorgerà la terza corsia. Quelli deputati sono fra Firenze Scandicci e la Strassigna e fra Ponte d'Era e lo svincolo Pisa-Livorno, dove si creano il maggior numero di code. Fra le novità che riguarderanno la Firenze Pisa-Livorno, anche l'introduzione del pagamento del pedaggio da parte dei mezzi pesanti con una nuova tecnologia. Un sistema tra l'altro anche innovativo, si chiama Free Flow, è un sistema non chiuso come quello delle autostrade, perché altrimenti avremmo dovuto realizzare qualcosa come 29 caselle autostradali per ogni svincolo della FPL, invece ci saranno 5 apparati con un sistema parzialmente forfettizzario. Non saranno solo le infrazioni a rifornire le casse della società. Secondo le stime, un forte contributo arriverà proprio dal pedaggio per i mezzi pesanti. La simulazione è ora di circa 14 milioni di euro, ma a cui appunto vanno aggiunte le entrate da pubblicità, da royalty delle aree di servizio, le entrate dalle sanzioni, quelle spettanti alla Regione Toscana come ente proprietario, che sono del 50%. E questo ci dice che potremmo fare investimenti sulla FPL degli ordini degli 80-90 milioni di euro. Le associazioni dei mezzi di trasporto pesanti che dovranno pagare hanno già espresso il proprio malumore. La Regione tende una mano e organizzerà un incontro. Ad oggi il pedaggio previsto sulla FPL esclusivamente per i camion sarà pari a circa il 70% di quello che si paga attualmente sull'autostrada Firenze-Mare. Il nuovo sistema entrerà a regime fra fine 2024 e inizio 2025.